Io di Mario Brega vorrei ricordare un episodio, un aneddoto che non ho mai raccontato. Lui era un uomo burbero, un uomo severo, e ti metteva paura, però dentro era un buono, era uno che si aveva facilmente la commozione. Allora, siccome io sapevo i suoi tasti deboli, che cosa facevo? Gli dicevo sempre: Mario, cosa vuoi? Mi parli un attimo di papà tuo. Allora, mio padre si chiamava Primo Brega. Era un olimpionico. E qua già cominciava a tremare la voce, perché stava già ricordando tutte le vittorie del padre. Vinse un sacco di gare. Che c'è, Mario? E un giorno mi disse: Mario, io dico, papà, dimmi, ricordate una cosa, io ero piccoletto, la vita è una gran fiata alla mignotta. Basta, ma fa più parlare papà. Si mise a piangere, e io ogni volta che volevo vedere Brega piangere dicevo: Mario, mi parli di tutto, papà? Allora, mio padre era un olimpionico, faceva i 1500 metri. E un giorno mi disse: Mario, dimmi papà, la vita è una gran fiata alla mignotta. Scusa Mario, che ti ho chiesto la nome. Va bene così, Carlo, va bene così.